fare la spesa, andremo ad acquistare solo due ingredienti. La smetti di fare quelle facce? Solo due ingredienti per una preparazione base che vi salverà la Pasqua: la pasta brisée integrale e senza burro. Ed eccoci pronti per preparare la nostra pasta brisée vegana. Oggi è qui anche Inzino. E la mamma Colombina. E la mamma Colombina, perché la mamma sta facendo anche la Colombina nel frattempo. Allora, cosa ci occorrerà? Ci occorreranno 200 g di farina integrale. Io uso sempre questa, secondo me è la migliore. Poi 65 g di olio extravergine di oliva, 70 g circa d'acqua, dipende, potrebbe servirne di più, giudicatelo voi dalla compostezza dell'impasto. E del sale, ne metterò mezzo cucchiaino bello pieno. Cominciamo subito. Versiamo insieme 200 g di farina. Anch'io. Che non setaccerò. Anch'io. Dai. Ok, 200. Ora mettiamo il mezzo cucchiaino di sale. Versa dentro. Bravo. Sono circa 3 grammi e mezzo. Ora mettiamo i 65 g di olio extravergine di oliva. Tieni, tieni la bottiglia. Vieni, piano piano, Piano. E ora dapprima versiamo soltanto 70 g di acqua. Ecco, basta. Ok, 70. Poi se ne occorrerà altra aggiungeremo ad occhio. Adesso la mamma cosa fa? Fa l'impasto, la parte più sporca di tutte. Ecco, vi pare giusto? Vi pare? E allora comincio a rimestare e a fare incorporare, che buon odore di olio di oliva, tutti gli ingredienti. A me la pasta brisée piace moltissimo anche col burro e infatti io non la demonizzo affatto. È che oggi il burro mi serviva per fare altro, quindi ho voluto provarla con l'olio extravergine di oliva. E poi sapete quando utilizzo questa con l'olio extravergine di oliva? Quando magari so che ho un pranzo molto ricco, magari di grassi animali come appunto il burro, che comunque, ripeto, non demonizza affatto, io lo uso il burro e mi piace anche molto come alimento da dare ad Enzo, poco ma lo uso, quindi uso questa pasta brisée un po' per compensare. Poi vedrete che con l'olio extravergine, si può fare anche con l'olio di semi, ma il sapore di olio extravergine d'oliva è molto intenso. Se non volete proprio il burro perché siete magari allergici al latte e alle proteine del latte, per esempio c'è un mio amico, fatela con l'olio extravergine e con l'olio di semi, un olio più neutro che non infici troppo la preparazione, le quantità sono le medesime. Ok, io la lascio così, bella compatta, ed ecco qui la mia bella pasta brisée. Adesso un'ora in frigorifero e poi sarà pronta per essere usata all'interno di tutte le nostre preparazioni. Spero che questa ricetta vi torni utile, questa è proprio una ricetta base. Farò presto la ricetta della brisée con il burro, perché non ve l'ho forse mai proposta qui sul canale, devo andare a cercare, non ne sono certa. È una pasta buonissima, guardate che bella, per torte salate, veramente veramente deliziose. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao. Bene, avete visto com'è semplice fare questa pasta brisée, quindi se anche te non hai niente da fare, fai anche tu questa pasta brisée. Mi raccomando, utilizza tutti i tipi di olio che conosci, anche l'olio motore può andare bene. No, però è un pochettino più invece scura. Questa è una pasta buonissima per chi è intollerante al latte, per chi non vuole consumare le proteine derivanti da animali. Non ve la consiglio per le preparazioni dolci, assolutamente no con l'olio extravergine d'oliva, casomai usatela con l'olio di semi di girasole o di mais, perché con l'olio d'oliva si sente troppo forte il sapore dell'olio d'oliva. Invece, se non siete intolleranti al latte o non siete vegani o vegetariani o non siete vegani, vi consiglio per le preparazioni dolci di frutta. Vi consiglio per le preparazioni dolci di usare la normalissima pasta brisée col burro, anche integrale ma col burro. Ma voi vi starete chiedendo, ma perché questi pazzi stanno facendo il video in macchina? Perché non avendo tempo materiale per fare il video per domani, abbiamo scelto questa soluzione, perché c'è sempre il modo di stare con
con le persone a cui si vuole bene, giusto? Sì, è bene, quindi mi raccomando, se anche voi avete una macchina così, provate anche voi a fare questa pasta brisè e a fare qualche video in macchina e postatecelo qua sotto. Va bene, noi ci vediamo presto, quindi sulle vostre tavole, non sulle vostre macchine. Ciao!